questo palco colui che ha fatto la storia del calcio Napoli negli ultimi anni. Sì, è proprio così, dalle tenebre della Serie C fino alle stelle della Champions League. Un esempio di professionalità ed un grande campione all'interno dello spogliatoio azzurro. Signori e signori, ve l'abbiamo promesso e ve l'abbiamo portato qui, Gennaro Iezzo! Buonasera. Allora siamo qui in presenza del sindaco di Montiprocida, il dottor Iannuzzi, e di Gennaro Iezzo, grande portiere del Napoli della Rinascita, uno dei simboli calcistici di Napoli. Buonasera, buonasera Gennaro. Allora facciamo prima una piccola domanda a Gennaro. Insomma, Gennaro, ci troviamo qui a questa seconda edizione del premio Tritone, un premio che premia appunto i valori dello sport. Secondo te, nella tua carriera, insomma, quanto hanno influito e come possono i valori dello sport per renderti un grandissimo calciatore? Ah, io credo che al di là delle vittorie, delle sconfitte, tutto quello che è il discorso sportivo, credo che lo sport deve essere il socializzare, farti crescere come persona, questi sono i valori che uno dovrebbe portare avanti. Noi nel calcio, nel senso che ce la mettiamo tutta, anche se oggi purtroppo incombe il discorso economico che mette un po' da parte tutti quelli che sono i valori che lo sport dovrebbe trasmettere. Però nel nostro piccolo facciamo sempre qualcosa per far capire che la gente e i calciatori non vanno soltanto dietro ai soldi, ma vanno anche su altre situazioni che come potrebbe essere il sociale e come potrebbe essere tutti gli altri valori. Infatti noi sappiamo perfettamente che tu hai gettato il cuore oltre l'ostacolo, sei sceso in Serie C per aiutare il Napoli, insomma. E che cosa ti vogliamo fare, un'altra domanda, insomma, di questa tua dell'esperienza napoletana, insomma, quanto ti ha dato alla tua carriera e quanto ti ha cresciuto, insomma? Ma diciamo che l'indossare la maglia del Napoli è stato un sogno. Io sono sempre stato tifoso del Napoli, frequentavo le curve da piccolino ai tempi di Maradona, allora indossare questa maglia era il sogno di tutti i ragazzini napoletani tifosi del Napoli. Oggi ringrazio Dio che mi ha dato la possibilità di indossarla per 6 anni e di praticamente di portare il Napoli dalla C nel calcio che conta in Serie A e in Europa. Io credo che questo sia il massimo. Quale messaggio vuoi trasmettere ai giovani che si stanno, diciamo, si avvicinando a questo sport, che vogliono fare carriera magari anche? Ma, per arrivare a certi livelli c'è bisogno di tantissimi sacrifici, però un dato importante è quello che comunque bisogna andare a scuola, parlo dei ragazzini piccolini, non lasciare mai quello che è il discorso scuola, perché la maggior parte di tantissimi campioni che oggi magari vediamo, che hanno delle grandissime qualità a livello calcistico, però a livello umano magari oppure a livello sociale hanno assimilato di meno di quello che è il discorso sportivo, si ritrovano in difficoltà. Per questo andiamo a scuola e poi giochiamo a calcio, i sogni si realizzano, io l'ho realizzato ed è giusto che tutti i giovani inseguano i sogni. Grazie mille Gennaro. Come lo vedi questo Napoli quest'anno? Ma come lo vedo? Dispiace per il Pocio, perché comunque era l'animo di questa squadra e sicuramente si sentirà la mancanza, però speriamo con nuovi innesti e magari il piccolo Funnabole che Lorenzo Insigne magari possano coprire questo purtroppo questo pezzo mancante di quello che è il Napoli, quello che era il Pocio per Napoli. Allora ringraziamo Gennaro Iezzo per la sua gentile disponibilità, grazie Gennaro, e facciamo invece, passiamo qui con il sindaco di Montiprocida, dottor Iannuzzi, al quale facciamo una semplice domanda. Dottor Iannuzzi, un'altra grande manifestazione per Montiprocida, una manifestazione che come molte altre valorizza i valori dello sport, dell'amicizia, del sociale, un impegno che ha voluto prendere e che sta seguendo questo. È vero, intanto noi questa sera dobbiamo dare atto a Diego Borelli e i suoi collaboratori di aver ancora una volta organizzato uno straordinario evento che è il secondo torneo Tritone, molto ben organizzato, molto partecipato, tanti ragazzi che fanno, diciamo, il filo ad una città, Montiprocida, che con lo sport ha un filo diretto. Noi abbiamo strutture all'avanguardia, il Palasport Pippo Coppola, la palestra di Corso Garibaldo, lo stadio Vezzuto Marasco, che veramente sono dei gioiellini che noi
abbiamo anche individuato una forma di gestione affidata a privati che sta dando dei risultati positivi. Quindi noi ci auguriamo sempre che la promozione dello sport sia uno degli obiettivi fondamentali di questa come delle future amministrazioni. E a me è piaciuto moltissimo quello che poco fa diceva il nostro campione, il nostro ospite Gennaro Iez, che diceva: ragazzi, studiate, perché più studiate più siete forti, più siete liberi, ed ovviamente guardate il calcio con attenzione, perché è uno sport che fa bene. Si diceva mens sana in corpore sana, ed io sono tra quelli che ci credo. Perfetto, grazie mille signor sindaco, e quindi adesso ci vediamo le immagini della serata. Allora, insomma, Presidente, è stata una stagione esaltante, abbiamo appena visto le immagini della finale di ritorno, stravinta 7-0 contro l'Atena. Allora voglio chiedere qual è il segreto della sua squadra che è stata talmente competitiva quest'anno da stracciare la concorrenza? Quest'anno è stato un anno molto particolare, eravamo partiti con i favori del pronostico, una società che doveva stracciare il campionato, un gruppo non allargato, ci avevano relegato nelle posizioni di centro classifica. A dicembre abbiamo puntato sui ragazzi, consolidando un gruppo di giovani già cresciuti a Monte di Procida con l'Under 21 che noi facciamo, che sono ragazzi che risiedono tra Napoli e Monte di Procida, più qualcun altro che già conosceva l'ambiente, unito ad un grande mister che noi abbiamo, hanno fatto sì che questo gruppo si cementasse e raggiungesse un obiettivo che non era previsto. Un applauso ancora per il Fiorina per il premio che gli verrà consegnato da Fabio Mogere. Un piacere. Applausi con la riporta. Io ho fatto un mese con questa canzone, poi la tolgo, vediamo, me la tolgo così, te la tolgo così. No, sappiamo già che comunque il sindaco è molto vicino alla nostra realtà, abbiamo già avuto quegli incontri interlocutori che alzate le nostre esigenze, e quindi siamo convinti che riusciremo a trovare una soluzione. Devo fare un reportaggio a Scampia, sto facendo un reportaggio a Scampia, quindi adesso scatto, non voglio fare lo sconfumato, non è uno sconfumato, però è proprio una cosa di lavoro. Assolutamente, ma anzi ringraziamo ancora sia Fabio Mora che il presidente della Triconet Monte di Procida, signore di Cora. Grazie a tutti. Ancora un grande applauso per Gennaro Iez, grazie per essere stato con noi, e quindi bocca al lupo alla nuova carriera da allenatore, speriamo che raccolga le stesse, se non sbaglio. Quello che è venuto in me è stato Giulio, io lo chiamo Giulio perché ha un rapporto un po' particolare, e quindi sono partito da là che mi davano perdente 5-1 perché da grande scommetto. Tutti quanti dicevano che sarei andato capo al primo match e poi sono arrivato in finale. È stato solo che sono stato l'unica persona che ha tirato i sogni dal cassetto e ci ha creduto fino alla fine. Cioè, sono arrivato. Grazie. Grazie. Alla scuola di sport Maria mi ha detto tutto qui essere su qua. Palco Maria, tutti qui su palco allora. Invasione di palco. Invasione di palco, giusto dire così, ma d'altronde se la sono meritato, questa gente, questo percorso ricco di vittorie, ricco di emozioni. Beh, io al capitano sul trono vorrei subito chiedere innanzitutto il segreto vero e proprio di Sport Maria, che al di là del voto di questo signorino qui sia stata la coesione di un gruppo che ci ha sempre venuto fino alla prima partita. Beh, guarda, sicuramente la nostra arma vincente tra il gruppo e la compattezza della squadra, quindi diciamo abbiamo vinto meritatamente sia la Coppa Tamma che la Champions League. Anticipate un po' quella che è il prossimo ci ha dato un assist ancora a René. Poi avevi sottolineato l'importanza dei tuoi compagni per i tuoi tanti gol. Cosa credi, quale sia stato il segreto di questa squadra sotto il profilo tecnico, la via dei gol e la realizzazione? Quale aspetto ti ha dato più una mano? Guarda, io ho visto le altre squadre giocare con tanti Roma, tanti ragazzi già. Noi all'inizio non diciamo che partivamo per fare un gol, torniamo a
però ogni partita abbiamo sudato la maglia, abbiamo messo intensità, agonismo in mezzo al campo e questo ha fatto la differenza. Allora, un grosso applauso al giocatore di Santa Maria, Andrea Corelli, consegna il premio di vostra terra da cielo, con il prestigione. I wonder if this is the end. I just wanna